Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi parleremo del calendario di febbraio e quello che sarà più nello specifico il rituale delle lanterne che svolgeremo all'interno del gioco. Ma collochiamoci esattamente nel periodo di gioco. Che cosa vuol dire? Vuol dire che durante la prima notte del nuovo anno in cui avremo a disposizione la luna piena, i cittadini di Liyue effettuano una sorta di rituale, un rituale che prende il nome appunto delle lanterne. Noi con il nostro Traveler e con Paimon praticamente ci troviamo all'interno della città di Liyue proprio nel mentre si festeggia questo rituale, che segna nella mezzanotte della ovviamente nottata in cui la luna piena risplenderà sul cielo il rilascio di queste lanterne, che vengono chiamate per l'appunto lanterne Xiao, che illumineranno la nostra nottata. Ed è esattamente da questo rituale, da questa festività, che prende forma e prende il nome il nostro gameplay. E quindi tutte le cose che faremo all'interno di questo mese, ma soprattutto all'interno di questo evento, saranno strettamente legate a questo rituale delle lanterne. Come potete vedere dalla slide successiva, il rituale delle lanterne di cui stavamo discutendo poco fa si svolgerà in periodi e avrà la possibilità soprattutto di contenere al suo interno diversi eventi. Diversi eventi che, come potete vedere, saranno praticamente suddivisi in delle fasi che si sbloccheranno, alcune in base al periodo di tempo all'interno del gioco, ed altre che si sbloccheranno con delle meccaniche e soprattutto con delle richieste speciali. Avremo la possibilità di accumulare all'interno di questo evento i talismani della pace, quindi Peace Talisman, che potranno poi successivamente essere scambiati nello Xiao Market, come potete vedere lì, che è praticamente separato dagli eventi che caratterizzano il rituale delle lanterne, dove avremo la possibilità comunque di ottenere degli oggetti estremamente rari e anche degli oggetti unici come la ID Card Lantern Light, che sarà disponibile per i giocatori che avranno la facoltà e soprattutto la possibilità di poter spendere i loro talismani per acquistare questi oggetti in game. Anche alcune missioni particolari sono state aggiunte all'interno del Battle Pass e che ci permetteranno quindi di poter salire più facilmente il livello del nostro Battle Pass. Per iniziare a godersi appieno il periodo del rituale delle lanterne, dobbiamo ovviamente avere dei prerequisiti da soddisfare, ovvero essere almeno Adventure Rank 23 o superiore, aver completato il capitolo 1, atto 1 of the Land Admist Monolith e successivamente completare la story quest di Xiao, ovvero Alatus Chapter. Una volta fatti questi prerequisiti, avremo la possibilità di goderci il nostro periodo di festività all'interno della città di Liyue. Avrà una durata specifica questo gameplay, ovvero a partire dal 10 di febbraio alle ore 10 del mattino fino al 28 di febbraio alle 3:59 del mattino. Avremo la possibilità di avere delle fasi che andranno a diversificare questo evento, che ovviamente avranno nomi diversi e condizioni diverse. Abbiamo diversi eventi, soprattutto, che caratterizzeranno il periodo, a partire dall'All All That Glitters, che sarà praticamente un evento unico suddiviso in tre sottoeventi, che saranno The Origin of the Lanterns, Current Deeps Benhelt the Lanterns e Light Upon the Sea. Queste missioni o comunque questi periodi di gioco saranno scanditi da 4 giorni di separazione l'uno dall'altro. Quindi cominceremo dall'origine delle lanterne, che comincerà per l'appunto giorno 10 di questo mese, quindi già a partire da ieri,
fino al 28 di febbraio. Successivamente la seconda parte comincerà giorno 14 e l'ultima parte giorno 18, e tutte quante potranno essere giocate successivamente in contemporanea fino al giorno 28. Altro evento importante che avremo la possibilità di conoscere meglio sarà l'evento Stand By Me, dove avremo la possibilità di ottenere un personaggio 4 stelle di League, che si potrà ottenere tramite un altro degli eventi che ho già analizzato e che vi linkerò sicuramente alla fine di questo video, ovvero il Theater Mechanicus, che anch'esso comincia da giorno 10, però la sua durata sarà estesa fino a tutto il mese di febbraio. E inoltre, alla fine di tutto questo periodo, avremo anche la possibilità di entrare all'interno dello Show Market. Uno Show Market che avrà degli stage o comunque delle aperture differenti, che saranno sempre, come al solito, susseguite e divise da 4 giorni. Quindi la prima apertura sarà giorno 10, la seconda apertura sarà giorno 14, l'ultima apertura, che comprenderà tutte le ricompense e tutti i premi scambiabili, avrà la sua apertura giorno 18. E ovviamente, una nota da sottolineare, tutti gli eventi che effettueremo all'interno di questa, all'interno della città di Liwe, ovviamente, all'interno di queste festività, non consumeranno resina. Il primo evento che farà da cornice a quelli che saranno gli eventi presenti all'interno della città di Liwe sarà per l'appunto All That Glitters. Questo sarà un macro evento che a sua volta sarà diviso in 3 piccoli frammenti che avremo la possibilità di giocare e di completare per ottenere delle ricompense. La prima parte di questa di questo rituale sarà appunto l'origine delle lanterne. L'origine delle lanterne che ci permetterà appunto di sbloccare delle ricompense e di ottenere mora, libri e delle primogems. Ovviamente bisogna fare attenzione, perché se non completeremo in ordine questi eventi non avremo la possibilità né di proseguire con gli altri e successivamente sbloccare meccaniche diverse di eventi diversi, ma ne parleremo meglio a breve. Una volta che avremo completato l'origine delle lanterne, il giocatore, o in generale i giocatori, avranno la possibilità di sbloccare delle piccole quest che si chiameranno Lantern Rite Tales, ovvero che sono, come stavo dicendo prima, delle piccole richieste che i cittadini all'interno della città ci commissioneranno praticamente per agevolarli in alcune situazioni. Le ricompense saranno diverse, tra cui avremo la possibilità di ricevere mora, primogems e Festive Fever. Il Festive Fever è una sorta di esperienza, come potete vedere dall'icona, che ci permetterà di progredire all'interno di questa festività. I Lantern Rite Tales saranno divise in 3 parti. Ovviamente 3 parti, così come l'evento All That Glitters, quindi vuol dire che per ogni parte avremo la possibilità di svolgere richieste diverse. Ovviamente possiamo controllare le richieste che ancora dobbiamo effettuare all'interno del menu, come potete vedere da questo screenshot che vi ho fatto vedere, estrapolato ovviamente dal sito ufficiale, e poi successivamente avere la possibilità di reclamare le nostre ricompense per successivamente andare avanti e quindi progredire nel successivo, come dire, step per quanto riguarda il Lantern Rite Tales. I giocatori all'interno della festività e durante questo periodo di festività nella città di Liwe saranno ricompensati con i Festive Fever. I Festive Fever sono letteralmente tradotti la febbre della festività, quindi una sorta di esperienza che ci permetterà di progredire all'interno del nostro evento e che ci permetterà di evolvere il nostro status all'interno del rituale. Come vi stavo dicendo prima, ovviamente abbiamo fasi diverse per quanto riguarda la festività presente nella città di Liwe, che verrà scandita dai punti che avremo accumulato tramite Festive Fever. Quindi avremo il primo stage, che si chiamerà We've Only Just Begun,
Successivamente avremo il secondo step che si chiama Guest Flock from Afar e successivamente avremo Glow of Thousand Lanterns. Ovviamente il livello di questi titoli, come vi ho appena scandito, saranno cumulativi in base ai Festive Fever che avremo accumulato all'interno della festività. Quindi in base alle richieste che abbiamo fatto, in base alle quest che abbiamo completato, potremo andare avanti e completare tutti i vari step all'interno ovviamente della nostra pagina, che potremo assolutamente controllare, come potete vedere. Quindi il Lantern Rite, dove potete vedere in alto a sinistra We Have Only Just Begun, che è per l'appunto il primo come dire, il primo step, no? Il primo livello di questa festività, che piano piano aumenterà il suo livello e ci permetterà di passare allo step successivo. Una volta che avremo completato la barra in questo caso e quindi passare al livello successivo, avremo la possibilità di sbloccare il next stage, quindi il livello successivo per quanto riguarda il rituale delle lanterne, quindi il Lantern Rite, sia per quanto riguarda l'evento in generale, quindi quello che vedete in alto a sinistra, ma anche per quanto riguardano i Lantern Rite Tales e successivamente anche il Theater Mechanicus, di cui abbiamo parlato nell'altro video. Per quanto riguarda il Theater Mechanicus, ovviamente non mi dilungo più di tanto perché ne abbiamo già parlato nel video che ho pubblicato ieri e che vi metterò praticamente alla fine di questo nelle schede che potrete selezionare. Qualora vogliate fare un ripasso generale appunto del Theater Mechanicus e vedere effettivamente cosa fare all'interno di questo evento. Oggetto importantissimo che farà praticamente da apripista all'interno di questo evento saranno le Shao Lantern. Come detto prima, i cittadini di Liyue rilasceranno queste lanterne in cielo per illuminare la serata che scandisce questo loro rituale. Però come si potranno craftare, come si potranno ottenere queste Shao Lanterns? Ovviamente vi ho fatto un piccolo spoiler senza volerlo, ma si dovranno craftare. Si dovranno craftare e quindi avremo la possibilità di ottenere dei materiali all'interno del nostro gioco che ci permetteranno successivamente di creare queste lanterne. Infatti, come potete vedere, abbiamo la possibilità di ottenere all'interno del gioco, quindi giocando tranquillamente, i materiali che ci serviranno per diciamo per craftare queste Shao Lantern. Le Shao Lantern verranno utilizzate all'interno degli eventi come una moneta di scambio, se vogliamo dirla così, proprio perché utilizzando, quindi spendendo le nostre Shao Lantern, potremo partecipare agli eventi presenti nel gioco. Quindi diciamo che farmare o comunque avere la possibilità di poter combattere i diversi mostri all'interno del gioco finalmente avrà uno scopo, avrà un senso. Come potete vedere, qui abbiamo la ricetta completa per craftare le Shao Lanterns, quindi una volta visto dove ottenere i materiali abbiamo la possibilità successivamente di ottenerli, craftarli insieme e poi successivamente produrre le Shao Lantern. Come potete vedere, all'interno del banco chimico o comunque del crafting bench, chiamiamolo col suo termine originale, avremo la possibilità di costruire le nostre lanterne per un costo di ben 50 more. Quindi assolutamente nulla di così pesante o così particolarmente difficile. Altro evento di cui abbiamo discusso e di cui abbiamo parlato in questi giorni sarà l'evento Stand By Me. Evento Stand By Me che avremo la possibilità di sbloccare avendo raggiunto il livello di Glow of a Thousand Lantern all'interno del nostro Festive Fever, quindi quando il nostro livello sarà cresciuto e sarà arrivato praticamente al livello massimo, avremo la possibilità di spendere 1000 Peace Talisman, ovvero i talismani di pace di cui vi avevo parlato poco fa, che saranno possibili ottenere all'interno del Theater Mechanicus, che vi ricordo trovare qui nelle schede presenti all'interno del video o alla fine di questo video stesso tra i suggerimenti da guardare successivamente. Una volta ottenuti questi 1000 talismani e il livello necessario di Fever
all'interno della nostra festività potremo scambiare un personaggio 4 stelle, ovviamente, che potrà essere preso tranquillamente e inserito all'interno del nostro party, sia per andare a costellazione ovviamente, e sia per chi magari non possiede i personaggi e ha l'occasione di poterlo ottenere gratuitamente. Vi ricordo inoltre che si potrà effettuare un solo invito durante tutto il periodo di gameplay presente all'interno del mese di febbraio, e quindi fate attenzione alla vostra scelta e cercate di scegliere nel miglior modo possibile. Concludiamo il video parlando dello Show Market. Show Market che sarà possibile vedere, no? E quindi esplorare già a partire dal giorno 10, ma che raggiungerà la sua massima estensione giorno 18 di febbraio, dove avremo appunto la possibilità di sbloccare diverse ricompense in base al livello dello shop presente all'interno del gioco. Infatti, come potete vedere, lo stage 1 presenta delle ricompense di base che possono essere cristalli per l'ascensione, mora e il nuovo oggetto che ci permetterà appunto di trasmutare le nostre pietre di ascensione di elementi diversi. E poi successivamente avremo le Crown of Insight, i libri, gli Enchantment Ore e altre mora ovviamente come ricompense, per concludere lo stage 3 e quindi lo shop di massimo livello presente all'interno di questa festività, dove potremo ottenere la name card speciale, come vi stavo dicendo a inizio video, e i libri che ci permetteranno appunto di far crescere i talenti dei nostri giocatori, dei nostri personaggi, per meglio dire. Quindi veramente tanta bella robetta. Al solito questi mercati che ci consentono di un pochettino rimpolpare, no? Le nostre risorse, che vanno sempre a scendere durante tutto il gameplay, avremo modo magari di poter maxare o comunque poter potenziare finalmente qualche personaggio che era rimasto indietro e poi continuare a goderci l'avventura su Genshin Impact. Quindi spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo evento, ma soprattutto quale personaggio prenderete con l'evento Stand By Me, anche se abbiamo su quello un video dedicato che magari vi lascerò qui sempre alla fine delle schede, giusto per darvi un'opinione personale sul quale personaggio scegliere e soprattutto quale criterio utilizzare per scegliere il personaggio migliore per voi. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, spero che al solito possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!